Presentati in regione i direttori delle aziende sanitarie delle Marche, del Dipartimento Salute e dell'ARS, l'assessore Saltamartini risponde alle accuse. Dire che la situazione sanitaria è peggiorata, detto è falso, sulla base di dati oggettivi. Lotta attiva agli incendi boschivi. I vigili del fuoco di Pesaro e Urbino potenziano il dispositivo di soccorso a protezione del parco naturale del Colle San Bartolo e dell'entroterra della provincia. Emozioni, cultura e divertimento. La Fano dei Cesari ha chiuso l'edizione 2023 con il grande spettacolo nell'Anello del Pincio. Il delfino ha vinto la corsa delle bighe, il miglior personaggio è andato alla volpe, la pompa magna al lupo, mentre il cinghiale è stato premiato per il miglior ludofortune. Più accessibile e smart, domani sera si presenta a Fano il progetto del nuovo museo del Palazzo Malatestiano. Ospiterà laboratori e sale espositive nella massima fruibilità fisica e cognitiva. Una cena solidale con l'Africa nel cuore, il 20 luglio alla cooperativa Tre Ponti, l'iniziativa che raccoglierà fondi da destinare alle cure e agli ausili per bambini con disabilità in Kenya, Tanzania e Zambia. Una serie di iniziative spirituali, religiose, culturali e storiche. Inizia la settimana di celebrazione per gli 800 anni del Santuario Beatosante di Bombarone. Lunedì 17 luglio, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con la sanità, con la presentazione ufficiale dei direttori delle aziende regionali, tra cui le 5 nuove AST. Sentiamo allora i dettagli nel servizio di apertura di Simona Zonghetti. Un lavoro lungo e complesso che ha portato a chiudere un altro cerchio, quello della squadra alla guida delle aziende sanitarie della regione, presentata questa mattina ad Ancona. Antonio Draisci è stato nominato direttore del Dipartimento Salute, mentre Flavia Carle, direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Presenti in conferenza anche il direttore generale dell'IRCA, Maria Capalbo, e Armando Gozzini, a capo dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Invece, per quanto riguarda le aziende sanitarie territoriali, quella di Ancona vede alla guida Gianni Stroppa, quella di Macerata Daniela Corsi, l'asta di Fermo Gilberto Gentili, quella di Ascoli Piceno Nicoletta Natalini, mentre il direttore dell'asta di Pesaro Urbino, come noto, è Nadia Storti, che durante l'incontro ha elencato i prossimi obiettivi. È davvero una grande sfida lavorare nella fusione di queste due aziende, cercherò di prendere il meglio di entrambe perché ognuno aveva qualcosa di bello e qualcosa di meno bello, quindi valorizzazione del personale, rimettere insieme i percorsi attraverso un sistema di rete cliniche, dare ai cittadini una risposta in sede per evitare di spostarsi fuori e dare soprattutto una risposta di qualità e puntare su alcune cose che sono la medicina di genere, la trasparenza, percorsi clinico-assistenziali e mettiamoci anche l'impegno di abbattere le liste d'attesa con un criterio però di appropriatezza e di correttezza, integrando quelle che sono liste d'attesa prese in carico dei cittadini e screening oncologici che abbiamo nella nostra regione. Ce la metteremo tutta, la squadra io credo che sia una squadra vincente, siamo una grande squadra di calcio e andiamo avanti tutti insieme. Ad aprire la conferenza il governatore Francesco Acquaroli, che ha ricordato il lungo percorso che ha portato al completamento delle figure individuate, le quali avranno il compito di calare sul territorio gli obiettivi sanitari. Da oggi parte questo percorso di riforma della sanità marchigiana. Siamo in attesa dell'approvazione del piano sociosanitario che è in discussione nelle commissioni e che credo che dovrà arrivare in consiglio regionale nella prima settimana di agosto, al limite nella seconda settimana, ma vorremmo approvarlo appunto prima della pausa estiva. Le criticità noi dobbiamo distinguerle perché ci sono delle criticità che sono assoggettabili, riconducibili all'organizzazione del sistema sanitario regionale o all'organizzazione di un singolo territorio, e poi la criticità più forte che vive la Regione Marche e che vivono in sostanza tutti i sistemi sanitari regionali sono dovuti al turnover, cioè i medici che escono per andare in quiescenza che non sono sostituiti dai medici entranti, perché purtroppo le università italiane non sono state in grado di formare lo stesso numero, un numero sufficiente a contemperare le esigenze. E dall'altra parte il tetto al costo del personale. Vogliamo fare polemica o guardare indietro, vogliamo semplicemente guardare avanti partendo dal dato di fatto e cercando di dare le risposte, perché poi i cittadini e gli utenti vogliono le risposte migliori possibili
stabili nel minor tempo possibile. Sui livelli essenziali e assistenziali, ha poi aggiunto l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, la nostra regione è ancora in testa. A dire che la situazione sanitaria è peggiorata, detto e falso, sulla base di dati oggettivi. Poi l'assessore ha replicato alle critiche avanzate durante l'ultimo sit-in indetto dalle organizzazioni sindacali, al quale hanno partecipato circa 2.000 persone. A nome di tutti i dirigenti e dei medici, che le Marche sono la terza regione in Italia per il soddisfacimento dei LEA, prima di noi, cioè la Lombardia e l'Emilia Romagna. Dietro di noi tutte le altre regioni, quindi tutte queste criticità sui LEA me le dovete dimostrare. Il nuovo governo dovrà affrontare, perché i governi di cui il PD ha fatto parte dal 2012 in poi, perché dal governo Monti fino al governo Meloni, il PD ha governato praticamente ininterrottamente per quasi 8 anni su 10, e i problemi del sottofinanziamento, della mancanza dei medici, del fatto che abbiamo una gran parte di ospedali chiusi, 14 famosi ospedali chiusi dal PD, ecco, questi sono problemi che non sono emersi oggi, quindi inviterei le organizzazioni sindacali ad una riflessione. Nei governi precedenti noi non abbiamo viste tutte queste manifestazioni, però continueremo il dialogo, continueremo l'approfondimento, ed è giusto che i sindacati facciano e svolgano fino in fondo il loro dovere, che è quello di rappresentare i lavoratori e i diritti più in generale della nostra comunità. A partire da sabato scorso e fino al 23 di agosto, il dispositivo di soccorso ordinario dei Vigili del Fuoco nella provincia di Pesaro e Urbino è potenziato dalle ore 8 alle ore 20 e in caso di necessità nell'arco delle 24 ore con risorse aggiuntive dedicate alla lotta attiva agli incendi boschivi. Il potenziamento è costituito da 2 squadre, da 5 unità ciascuna, e da un DOS, ovvero il direttore delle operazioni di spegnimento. La prima squadra è dislocata a Pesaro a protezione del Parco Naturale del Colle San Bartolo, la seconda squadra invece è dislocata nell'entroterra. Inoltre, grazie ad una convenzione con la Regione Marche, queste risorse aggiuntive potranno operare anche in supporto ad altri comandi regionali dei Vigili del Fuoco interessati da incendi boschivi. In caso di necessità, il dispositivo di soccorso potrà essere ulteriormente potenziato con la componente aerea messa a disposizione dalla Regione, un elicottero AIB, e dagli elicotteri e aerei Canadair dei Vigili del Fuoco. E continuiamo con la cronaca. I pompieri oggi sono intervenuti in via provinciale a Sassocorvaro, dove ha preso fuoco del materiale di scarto estratto dalla lavorazione e lucidatura dell'alluminio che si trovava all'interno di un cassone scarrabile. La squadra di Macerata Feltria, in supporto con l'autobotte proveniente dalla centrale di Pesaro, ha spento le fiamme con del liquido schiumogeno. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAM per i controlli del caso. Un giovane centauro è rimasto ferito questa mattina intorno alle 9.45 in un incidente, coinvolto nel sinistro una Fiat 500 guidata da una 25enne di Colli al Metauro e un booster condotto da un fanese di 17 anni. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia locale di Fano, la ragazza stava percorrendo Viale Buozzi in direzione Pesaro quando, giunta in prossimità del Civico 33, ha svoltato a sinistra per parcheggiare intersecando la traiettoria dello scooter. Il 17enne, caduto a terra, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Fano. E torniamo a parlare della carenza di poliziotti a Fano, perché il senatore dell'UDC Antonio De Poli ha presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell'Interno, con la quale chiede anche di promuovere il commissariato al primo livello per avere quanto prima un numero di agenti adeguato rispetto alle risposte da dare sia al territorio sia alle stesse forze dell'ordine costrette a turni estenuanti. Ce ne parla il delegato dell'UDC di Fano per il comparto di sicurezza, Stefano Polegioni. Dopo l'appello lanciato dal SIULP di fronte al commissariato di Fano, tra l'altro lei era presente al sit-in, che cosa è successo in questi ultimi giorni? Grazie al sit-in che ha organizzato il suo responsabile Marco Lanzi del SIULP, abbiamo riacceso i fari su questo commissariato.
che è inaccettabile, che per anni è stato messo da una parte, è stato poco considerato, spesso ha pagato le conseguenze per via della vicino Pesaro, quando da Pesaro non vengono pattuglie a controllare a Fano. Il sit-in ha fatto sì che io interessassi il mio responsabile nazionale di partito, che è il senatore Antonio De Poli, e il senatore Antonio De Poli proprio ieri mi ha avvertito di aver presentato un'interrogazione al ministro. Un'interrogazione importante per il fatto che l'interrogazione mette nelle condizioni il ministro di dare risposte pubbliche e di prendersi anche degli impegni pubblici, e quindi noi contiamo molto su questo. A breve arriveranno agenti a Fano? Allora, io ho avuto notizia che arriveranno altri due agenti a Fano aggregati. Allora, la situazione è questa: noi sappiamo già, come è stato detto al sit-in, che sono arrivate 14 persone, 14 agenti, tra agenti e sovrintendenti, ma quello è un organico che va a ripianare, diciamo, i buchi mancanti, le situazioni mancanti. Uno è stato mandato alla Polizia Postale, uno è stato mandato al commissariato di Urbino, uno è stato mandato a Fano e la rimanenza a Pesaro. In più sono arrivati 9 agenti aggregati che rimarranno qui fino al 28 di agosto. Di questi 9 agenti aggregati per l'estate, 2 dovrebbero arrivare a Fano, diciamo, ecco questo. Dunque la situazione potrebbe rimanere ancora difficile, si attende una risposta da parte del ministro? Allora, intanto preciso che la validità dell'interrogazione è anche il fatto che il senatore De Poli ha puntato molto il dito sul fatto che questo commissariato non è stato mai innalzato di livello, quindi ha chiesto al ministro che venga avviato l'iter perché il commissariato fosse alzato di livello. Questo alzamento di livello comporterebbe personale in più, perché questo commissariato è fermo ancora a un organico che risale agli anni 80, ma le situazioni nel tempo sono cambiate, i servizi sono aumentati, i bisogni sono aumentati e quindi questo personale non è più sufficiente. Tra l'altro, da 44 che dovrebbero essere sono 38. Ecco, quello che voglio dire è che comunque, al di là di tutto questo, che speriamo che vada in porto in maniera positiva, noi andremo avanti. Questa volta non spegneremo più i fari su questa situazione, perché la terza città delle Marche ha bisogno del suo commissariato che funzioni e ha bisogno che i suoi agenti siano sufficienti per il discorso della sicurezza. Quindi il controllo e la vigilanza del territorio è estremamente importante. Faremo delle cose andando avanti, e sperando che tutto poi alla fine, una volta per tutte, si risolva. Renato Claudio Minardi è il nuovo segretario del PD fanese. L'elezione è avvenuta ieri durante l'assemblea del partito che si è svolta al centro civico di Gimarra. 27 i voti a favore, 9 gli astenuti, tutti di Futuro Democratico. L'incontro è stato aperto dal presidente Matteo Radi e dalla segretaria provinciale Rosetta Fulvi, che hanno ricordato il segretario Tommaso Della Dora, scomparso il 5 maggio scorso a causa di un malore. Invece Marco Rossi è il nuovo vice direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'incarico è stato formalizzato pochi giorni fa dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito. Rossi, 56 anni, originario di Fano, ha una lunga e solida esperienza in BCC, dove lavora dal 1991. Nel corso di oltre 30 anni di carriera ha ricoperto mansioni nei principali ambiti della banca, fra i quali vice responsabile dell'ufficio titoli, responsabile dell'area finanza e dell'area commerciale. Il nuovo vice direttore generale succede a Marco Pangrazzi, che ha raggiunto l'età della pensione dopo oltre 40 anni di servizio alla Banca di Credito Cooperativo. E apriamo la pagina degli eventi, torniamo a parlare della Fano Fortuna e la Fano dei Cesari, che ieri si è conclusa con un grande successo di pubblico. Anche quest'anno la manifestazione è riuscita ad emozionare e coinvolgere migliaia di cittadini che, divisi nelle 4 fazioni, hanno sfilato nell'anello del Pincio. A chiudere l'evento, la spettacolare Corsa delle Bighe, vinta dal Delfino. Sì.
Si è conclusa con grande successo la Fano dei Cesari edizione 2023, la manifestazione organizzata dal Comune di Fano con il concorso della Regione Marche, a cui apporto il suo saluto anche il presidente Francesco Acquaroli. La Regione è orgogliosa di sostenere manifestazioni come la Fano dei Cesari. Questa è veramente una fase molto più suggestiva e coinvolgente, dove la cittadinanza ti travolge col suo entusiasmo e ti sembra veramente di vivere qualcosa di veramente molto speciale. Ieri, nel grande anello del Pincio, trasformato in un circo per la corsa delle bighe, si sono svolte le manifestazioni finali con grande concorso di popolo, sia sulle tribune e negli spazi riservati a pubblico che nell'arena, dove hanno sfilato circa 2.000 persone. E l'evento finale non è stato al di sotto delle attese. La rappresentazione del trionfo, quest'anno una delle più importanti cerimonie, con la quale il Senato romano rendeva onore al generale vittorioso, ha riempito l'arena del Pincio di figuranti, indossanti elmo e corazze provenienti da tutta Italia. Hanno sfilato i miles della colonia Iulia Fanestris, hanno sfilato anche i combattenti greci di Simmachia Helenon, altro gruppo storico. Di seguito, tra il luccichio degli elmi e delle corazze, hanno sfilato al cadenzare dei tamburi, sceneggiando manovre e mostrando le loro armi, i figli del sole di Reggio Emilia, la prima Legio Minervia di Roma, la tredicesima Gemina di Rimini, la terza Corte Pretoria di Milano, la nona Legio Ispanica di Cupra Marittima, i Teuta Senones Pisaurensis di Pesaro, la Escranna di Modena, il Ludus Emilio di Cesena. Infine è apparso lui, il generale trionfatore, Cesare Ottaviano Augusto, interpretato dal sindaco Massimo Seri, cui è stato dedicato il trionfo. Momenti di leggerezza e di colore sono stati poi interpretati dai danzatori e danzatrici della New Latin Academy. Infine, la Fano dei Cesari ha rievocato nel magnifico anello del Pincio la corsa delle bighe, il momento più atteso, quello più spettacolare, in cui il delfino a tagliare per primo la linea del traguardo posta davanti alla tribuna imperiale. E allora il pubblico impazzisce, si esalta e tra i cori rende onore al vincitore. Eccoli, ultimo giro! Attenzione! E taglia il traguardo! Il vincitore vince la Fano dei Cesari! Faustus per il delfino! Emozione grandissima, quest'anno finalmente abbiamo vinto e un grazie va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, perché il lavoro che c'è da fare dietro è enorme. Abbiamo iniziato tantissimo tempo fa e c'è una forte passione dietro. La Fano dei Cesari è una manifestazione che piace tantissimo e appena mandi il messaggino c'è la Fano dei Cesari, tutti sono emozionati, tutti vogliono partecipare e quindi è veramente veramente molto bello. Si apre con la presentazione del progetto del nuovo museo del Palazzo Malatestiano alla città il ciclo di incontri dal titolo I luoghi della cultura. Domani, 18 luglio, verrà illustrato il progetto che riguarda l'accessibilità, l'attualizzazione e la digitalizzazione dell'infrastruttura culturale. A parlarcene di più, Cora Fattori. Presenteremo il progetto per il nuovo museo del Palazzo Malatestiano, che attenzione è un concept, è un progetto funzionale, il 18 luglio proprio qui alla Corte. Questo palazzo è un palazzo meraviglioso e ospita la sezione archeologica, la pinacoteca, la sezione delle ceramiche e della numismatica. Tutto questo fa parte del museo civico, però è un museo che da 125 anni è uguale a se stesso, quando il museo civico di una città rappresenta il cuore della città stessa, il cuore culturale, ma deve diventare tale, deve acquisire nuovi spazi laboratoriali, deve essere ripensata la Corte e il suo rapporto con la città. Tutto questo sarà oggetto della presentazione del 18, quindi vi invitiamo a partecipare, perché quello che vi presenteremo è un progetto dal punto di vista funzionale definito, ma dal punto di vista della gestione degli spazi e della necessità della città abbiamo bisogno di
completare questa progettazione. Quindi abbiamo bisogno di voi, della vostra partecipazione, e non è una partecipazione finta ma attiva, e vi daremo anche modo di, con dei questionari, di esprimere le vostre idee, per dotare la città, che è la Fano, che è la terza città delle Marche, di un museo degno di questo nome e degno della nostra città. Il museo deve essere uno spazio della cultura, in cui creare cultura. Abbiamo la cultura del passato, ma vogliamo anche la cultura del futuro. Lo possiamo fare solo facendo crescere le persone dentro gli spazi della cultura. Avremo, per chi vuole, non è obbligatorio, una visita accompagnata dai nostri tecnici al museo, e poi per i bambini un laboratorio alle 21:15. Quindi le famiglie possono venire, godere e capire del nuovo progetto per il museo, e nel frattempo i bambini potranno giocare imparando e pensando anche loro a come potrebbe essere il nuovo museo. Quindi vi invito a partecipare, perché è un evento veramente per tutti. In occasione della 31esima edizione del Fano Jazz by the Sea e del 40esimo anniversario dell'organizzazione Vallato, il 22 luglio alle ore 19:45 alla Corte Malatestiana di Fano si terrà un concerto del complesso bandistico Città di Fano con il trombettista di fama internazionale Andrea Tofanelli. Dirigerà il maestro Daniele Rossi e l'ingresso sarà libero. Al via le celebrazioni per gli 800 anni del santuario del Beato Sante di Monbaroccio. In programma una serie di iniziative religiose, spirituali, culturali e storiche. Marco Lonigro. Si apre la settimana di celebrazioni dell'ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani nel santuario del Beato Sante a Monbaroccio. Si tratta di un'occasione straordinaria per valorizzare il convento fondato dai frati francescani nel 1223 e a richiamare la figura di San Francesco e i suoi valori di pace e fratellanza tra i popoli e armonia fra uomo e ambiente. Anzitutto non è un ottavo centenario di rievocazione storica, di ritorno al passato, ma uno sguardo dal passato proiettato nel futuro. E poi un profondo senso di gratitudine da parte di tutti i frati della comunità del Beato Sante. Festeggiamo l'ottavo centenario non del Beato Sante, ma del primo arrivo, dell'insediamento dei primi frati sul colle di Santa Maria di Scotaneto. Per esemplificare ancora, il borgo medievale di Monbaroccio non c'era. Non c'erano tutte le costruzioni, quindi immaginiamo quando i primi frati sono arrivati sul colle. Da allora una catena ininterrotta di confratelli, di frati francescani, frati minori, figli di San Francesco d'Assisi, che in 8 anni sono stati lì e hanno profuso il profumo del Vangelo. Domenica, sabato e domenica saranno 2 giorni importanti di eventi, di celebrazioni, di riti di fede, ma anche di ricordo di quella che era la storia tramite gli antichi mestieri, per grandi e piccini. Saranno giorni veramente importanti che celebreranno con il degno modo quello che è il ringraziamento che dobbiamo ai frati francescani e all'insediamento di essi nel nostro territorio. Mi sento però di dover ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, dal mondo delle associazioni ai volontari, all'associazione Il Sole nel Cuore, al mondo dell'imprenditoria, alla provincia di Pesaro Urbino, la Confcommercio, la Regione Marche, che ha dato un grossissimo contributo per la realizzazione dell'evento, così come tutta la collettività che si è radunata e si è raccolta all'interno e nel contesto del santuario. A capo del comitato delle celebrazioni c'è l'associazione Il Sole nel Cuore, alla quale è stato affidato il compito di elaborare il programma con l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura e l'eredità del pensiero francescano. Commissario delle iniziative è il cavaliere Damiano Bartocetti. Il primo evento importante è il 20, con la benedizione dei mezzi agricoli, quindi invitiamo tutti gli agricoltori della provincia, chi vuol venire, a salire al santuario, perché ci sarà prima di tutto anche un bel dialogo con il direttore della banca, con un frate che è laureato in economia, con il vescovo, e poi ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli.
agricoli. Invece il 22 e il 23 si partirà da un concerto all'alba alle 5.30 del mattino, poi ci saranno esposizioni di artigianato di un tempo, quindi la cartiera di Fabriano e il fabbro, o chi lavora al legno. Poi all'interno del chiostro ci sarà una mostra di ricamo, mostra di oggetti antichi di un tempo, quindi tutto curato nei minimi particolari. Il clou dell'evento sarà domenica alle ore 10:15 con la messa solenne che verrà celebrata, perché il punto dell'evento è la religione, quindi la fede e la Chiesa Cattolica, e quindi noi la celebreremo con il Vescovo, speriamo anche il Vescovo di Fano, assieme al Ministro Provinciale dei Frati Francescani. Ci sarà una Santa Messa solenne alla presenza di tanti vertici militari, ci saranno i giochi antichi di un tempo dedicati ai bambini. Partner dell'evento è il 28° Reggimento Pavia. Come è successo in altri avvenimenti che sono avvenuti qui sul nostro territorio, e noi siamo parte integrante di questo territorio, siamo felici di contribuire in tutti i modi possibili. Durante le celebrazioni il mio reggimento parteciperà anche con un picchetto in armi, e oltre a questo parteciperemo con un assetto audio-video. Giovedì 20 luglio alla cooperativa Tre Ponti di Fano si terrà una cena solidale con l'Africa nel cuore. Tutti i fondi raccolti verranno destinati alle cure e agli ausili per bambini con disabilità in Kenya, Tanzania e Zambia. L'Africa Chiama Onlus continua a promuovere iniziative di solidarietà come la cena di beneficenza che avete organizzato per giovedì 20 luglio. Anita, che cosa avete organizzato nello specifico? Sì, torna l'appuntamento estivo con l'associazione nell'ambito della rassegna Con l'Africa nel cuore. Quest'anno sarà una cena solidale che organizzeremo presso la cooperativa Tre Ponti. Sarà l'occasione per ritrovarci, ovviamente, stare insieme in un momento anche di festa, cenare insieme, quindi consumare dell'ottimo cibo, e per ascoltare i volontari che sono ritornati dalla loro esperienza presso i nostri centri in Africa, in particolare in Kenya, in Tanzania, e anche sentire quali sono anche le emozioni di quelli che partiranno durante l'estate. E il ricavato di questa cena a cosa sarà destinato? Il ricavato è, insieme alla lotteria solidale, che ovviamente è il fulcro anche della campagna di raccolta fondi che stiamo facendo in questo periodo, è interamente devoluta ai nostri progetti con le persone con disabilità. E ovviamente in tutti i tre paesi noi abbiamo una serie di tanti progetti, ma quest'anno abbiamo voluto concentrare la raccolta fondi sui bambini con disabilità, consentendo loro accesso alle cure mediche, fisioterapiche e anche pasti. E i fondi che verranno raccolti durante la serata a chi verranno destinati? Acquistando un biglietto solidale è possibile quindi garantire supporto medico, attrezzature e anche supporto alimentare. Per tanti bambini, sono centinaia i bambini che seguiamo presso i nostri centri in Kenya, Tanzania e Zambia. Entro quando sarà necessario prenotare? Allora, per meglio organizzarci, diciamo tutti di prenotarsi entro martedì 18. Vi aspettiamo giovedì alle ore 20 a Tre Ponti. C'è un altro appuntamento che precede la cena di giovedì, di che cosa si tratta? Si tratta di un appuntamento serale presso il Bastione San Gallo, in collaborazione l'Africa Chiama, insieme alla Fondazione Vanda di Ferdinando, una lettura animata, dedicata e consigliata ai bambini, ma adatta a tutti. E l'occasione anche per supportare un altro tipo di progetto che è dedicato alle ragazze vulnerabili di Nairobi, con la quale appunto collaboriamo da diverso tempo con l'associazione Vanda di Ferdinando. Dove e a che ora si svolgerà l'iniziativa? Martedì 18 alle ore 21 presso il Bastione San Gallo. E da giovedì sera, sempre ai Tre Ponti di Fano, saranno aperti anche gli stand gastronomici della cooperativa per degustare la cresciamatta e l'occa in porchetta, oltre alle altre specialità. L'evento proseguirà fino a domenica tra enogastronomia, esibizioni delle scuole di ballo, intrattenimento per bambini in un'area dedicata e musica con le grandi orchestre. Sarà disponibile anche il servizio di asporto. Prestigiosa convocazione in maglia azzurra per la 16enne Amelia Piastra, la campioncina della bocciofila metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, è stata chiamata dai commissari tecnici delle nazionali giovanili per difendere i colori azzurri ai campionati europei juniores che si disputeranno a Roma da domani fino alle finali in programma per il 22 luglio.
Amelia sarà impegnata nella specialità della coppia femminile insieme all'altra marchigiana convocata che è Sofia Pistolesi. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento sulla presentazione della Sagra Polentara di San Costanzo che si svolgerà dal 21 al 23 di luglio e poi uno speciale dedicato alla festa del fritto che si è tenuta nel quartiere di Tombaccia a Fano. Con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata.